Erano tante le leggi contro la criminalità organizzata. Nel 2001 furono riordinate in un unico testo. Compie 10 anni il codice antimafia, un grande sforzo legislativo compiuto dal nostro paese per mettere a disposizione dei magistrati nuovi e più efficaci strumenti per combattere i clan, soprattutto puntando al sequestro e alla confisca dei loro patrimoni criminali. Un passaggio cruciale nella lotta alle mafie, celebrato dalla LUIS e dalla Fondazione De Gasperi. Un momento di bilancio sul primo decennio di applicazione, fra luci e ombre del codice, fra chi è impegnato in prima linea e chi si occupa di questi temi delicati. A fare gola alle mafie ora sono i fondi in arrivo dall'Europa. Faranno di tutto per infiltrarsi, ha sottolineato il ministro dell'interno Lamorgese. D'altronde, ha confermato il comandante generale della Guardia di Finanza Zafarana, i reati economico-finanziari sono il nuovo core business delle mafie. Contrastarle passa così inevitabilmente dalla corretta gestione dei beni confiscati. Dobbiamo chiederci se l'amministrazione di queste aziende è affidata nelle mani giuste, l'allarme della ministra della giustizia Cartabia. Il bene sequestrato deve essere anche protetto, perché le mafie intervengono senza il controllo delle forze dell'ordine, ha aggiunto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiro de Raho.